violenza senza colore. Continuano le indagini della Digos per risalire alle dinamiche e ai presunti autori del raid punitivo ai danni del militante di Forza Nuova Massimo Orsini, aggredito ieri sera nei pressi del centro storico di Palermo. Diverse le reazioni dal mondo politico e istituzionale. Fuggitivo, un alt per un controllo di routine, un inseguimento e la fuga fino a sera. Arrestato nella serata Vincenzo Sorge, corriere della droga 38enne di Lentini, dopo una caccia all'uomo durata un'intera giornata. Sequestrati 42 kg di marijuana. A caccia di autisti, l'ATM di Messina cerca personale per un anno. A fornire i 75 dipendenti all'azienda di trasporto pubblico sarà un'agenzia interinale che dovrà rispettare una serie di parametri imposti dall'azienda. Compleanni e rebus, il Palermo di Bruno Tedino studia le mosse da adottare per mettere un freno alla recente crisi di risultati. Dal ritiro di Coccaio si pensa a quale squadra presentare davanti alla Pro Vercelli. Intanto Balog spegne 22 candeline. Gentili amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Erano i titoli che raccolgono i principali fatti di questo mercoledì 21 febbraio 2018. Ben ritrovati da Lorenzo Anfuso e da tutta la nostra redazione. Apriamo con la notizia del giorno, l'aggressione a Orsino. Continuano infatti le indagini per risalire alle dinamiche e all'identità degli autori dell'aggressione avvenuta la scorsa sera a Palermo ai danni del militante di Forza Nuova Massimo Orsino. Il dirigente palermitano era già noto alle cronache locali per reati violenti a sfondo razziale. Sentiamo. Colpito mentre passeggiava per le vie del centro di Palermo, è stato bloccato, immobilizzato e legato con del nastro adesivo da 6 persone, per poi essere lasciato a terra senza possibilità di fuggire. Restano ancora da chiarire le dinamiche di quello che sembra essere stato un raid punitivo avvenuto la scorsa sera ai danni di Massimo Orsino, dirigente palermitano di Forza Nuova. L'aggressione sarebbe stata rivendicata tramite un comunicato inviato con mail anonima ad alcuni organi di informazione, ma al momento sia la veridicità della rivendicazione, sia l'identità degli aggressori sarebbe ancora sconosciuta. In corso dunque le indagini da parte degli agenti della Digos, che nella notte hanno effettuato diverse perquisizioni nelle abitazioni di alcuni militanti dei centri sociali della città e allo studentato occupato Malarazza nell'istituto dei sordomuti di via Cavour, dove alcuni giovani sono stati denunciati per occupazione abusiva. Il raid inoltre sarebbe stato ripreso con un telefonino da una ragazza che avrebbe fatto parte del branco. Orsino era già noto alle cronache locali, ma non nel ruolo di vittima. Nel luglio 2006, infatti, venne arrestato e condannato in primo grado a 2 anni e mezzo di carcere per aver rapinato e picchiato con le spranghe, insieme a 2 complici, 2 immigrati del Bangladesh, ma non solo. Un anno prima, nel giugno 2005, venne rinviato a giudizio per lesioni aggravate per aver agito in base a motivi razziali, dopo aver aggredito, sempre in compagnia di altri 2 complici, un nigeriano e un altro giovane siracusano in via Candelai. Infine, nel 2008, Orsino partecipò al confezionamento e alla spedizione a varie redazioni giornalistiche di pacchi contenenti una bambola sporca di sangue e interiora di animale per la campagna di Forza Nuova contro la legge 194. E reazioni si sono susseguite durante tutta la mattinata a questa notizia, ossia l'aggressione appunto ad Orsino da parte di istituzioni e partiti in corsa, lo sappiamo ovviamente per le elezioni. Secondo molti il gesto da condannare perché segnala un preoccupante campanello d'allarme. La condanna del gesto e le prese di posizione all'indomani dell'aggressione ai danni di Massimo Orsino, segretario provinciale di Forza Nuova a Palermo. Intervenuto anche il sindaco Orlando con un comunicato diffuso a tarda sera. Si tratterebbe del segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, secondo il primo cittadino. Il fascismo, ha proseguito, non si combatte con lo squadrismo, ma con la cultura e la resistenza. Un atto inqualificabile, secondo il presidente della regione, Nello Musumeci, frutto del pesante clima di odio politico che caratterizza in Italia le ultime fasi di questa campagna elettorale. Lancia poi un appello ai militanti di tutti gli schieramenti affinché in ognuno il coraggio e l'intelligenza vadano sempre assieme nel rispetto delle idee altrui.
preoccupata Rifondazione Comunista Palermo, che ha condiviso la richiesta avanzata dall'ANPI ed altre associazioni cittadine, chiedendo al prefetto, al questore e al sindaco di non consentire sabato 24 il comizio di Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, sia per abbassare il livello delle tensioni a Palermo, sia per attenersi ai valori della Costituzione basata sull'antifascismo. Proprio Fiore aveva confermato la sua presenza a Palermo in seguito ai fatti avvenuti ieri sera. L'antifascismo è una cultura di pace, ha scritto su Twitter Laura Boldrini, di Liberi Uguali, presidente della Camera, e ha proseguito: «I violenti non usino l'antifascismo per giustificare le loro azioni. Azione non solo da condannare, ma un vero e proprio campanello d'allarme», secondo Davide Faraone. Passiamo adesso agli altri fatti di giornata. Continuano gli arresti e i corrieri della droga in Sicilia, stavolta a essere catturato dopo un inseguimento a tratti anche spettacolare, una caccia all'uomo di fatto durata tutta la giornata. È stato Vincenzo Sorge, 38enne di Lentini. L'uomo, che trasportava 42 kg di sostanza stupefacente, è stato arrestato in compagnia del padre grazie ad un appostamento sotto l'abitazione. È stato un attimo, un normale appostamento per controlli di routine sulla statale 514 a Chiaramonte Gulfi da parte della Polstrada, un alt, l'inseguimento e la fuga disperata dopo un'accelerazione improvvisa in direzione Catania e infine l'abbandono dell'auto tra le campagne. È terminata nella serata di ieri, dopo un'intera giornata di ricerche, la fuga di Vincenzo Sorge, corriere della droga 38enne di Lentini, che dopo una battuta di caccia all'uomo durata tutta la giornata condotta dagli uomini del commissariato di Lentini, è stato catturato dalla polizia durante un appostamento, sorpreso nell'auto del padre mentre faceva rientro presso l'abitazione di famiglia. L'uomo, prima di arrendersi alle forze dell'ordine, ha tentato di darsi nuovamente alla fuga, ma senza successo. Durante le ricerche, la polizia scientifica ha effettuato gli accertamenti sul conto di Sorge e la pesatura della droga. All'interno dell'auto abbandonata, infatti, sono stati trovati 34 involucri di varie dimensioni per un peso complessivo lordo di 42,7 kg. La droga, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 400.000 euro. Soddisfazione da parte della Polizia di Stato per la buona riuscita dell'operazione, eseguita congiuntamente con le compagnie delle province di Ragusa e Catania. Torniamo adesso a Palermo, dove è stata aperta un'indagine per la morte della donna di 52 anni, deceduta lunedì dopo essersi recata, accompagnata da un nipote, al pronto soccorso dell'ospedale palermitano Villa Sofia, lamentando forti dolori al torace, rimandata poi a casa con una ricetta medica in cui le veniva prescritto un farmaco a base di omeoprazolo, solitamente utilizzato per patologie gastriche. Sottoposta ad un elettrocardiogramma che avrebbe dato esiti negativi, alla donna non sarebbe stato fatto ulteriori esami per verificare eventuali problemi cardiaci. Tornata a casa però, la 52enne è deceduta stroncata proprio da un infarto. A presentare la denuncia è stato il nipote, oggi la disposizione per l'esecuzione dell'autopsia. Lasciava il suo cellulare nel bagno di uno studio medico ad Agrigento per filmare le donne che di volta in volta entravano per le visite. Con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata, un informatore scientifico palermitano di 44 anni è stato denunciato. A far scattare le indagini, una delle pazienti insospettita dal comportamento del 44enne. I poliziotti sono intervenuti immediatamente all'interno dello studio medico, hanno così fermato l'uomo e lo hanno condotto in questura per gli accertamenti del caso. Cambiamo argomento, ci spostiamo adesso a Messina, dove l'ATM cerca 75 autisti per un anno. A fornirglieli sarà un'agenzia interinale che dovrà rispettare una serie di parametri imposti dall'azienda stessa. Altri autisti per l'ATM di Messina. Pubblicato il bando per l'assunzione di 75 operatori di esercizio con contratto a tempo determinato, l'azienda Trasporti si rivolge ancora alle agenzie interinali e mette sul piatto 2.700.000 euro. Il bando servirà a reperire il soggetto che si occuperà di reclutare e selezionare i lavoratori. Salta, almeno per il momento, l'ipotesi del concorso pubblico, ventilata da tempo. Tutto rinviato, ma l'ATM non può fare a meno di questo personale, alla luce dell'arrivo dei nuovi mezzi e dei progetti futuri che prevedono l'ulteriore incremento del servizio.
Addirittura l'azienda raddoppia la richiesta e passa dalle 37 unità ottenute con l'ultimo appalto tramite ricorso alla somministrazione di lavoro alle 75 richieste nel bando appena pubblicato. Gli autisti saranno inquadrati con qualifica di operatore di esercizio, parametro 140. Il loro contratto avrà una durata di 12 mesi, richiesto personale che sia in possesso di patenti D, E e CQC. L'ATM però si riserva la facoltà di proporre alla società che vincerà l'appalto l'inserimento di alcuni criteri, tra questi l'età anagrafica, la residenza, l'esperienza di guida maturata presso aziende di trasporto pubblico locale, l'anzianità di disoccupazione e i carichi familiari. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 22 marzo. Fino ad oggi l'ATM ha avuto a che fare con l'agenzia Temporary di Milano. Parliamo adesso di lavoro nero. Su un totale di oltre 7.000 ispezioni condotte a tutto il 2017 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in agricoltura sono stati individuati più di 5.000 lavoratori irregolari, di cui 3.500 in nero. I tassi di irregolarità si attestano dunque al 50%, è il grido d'allarme della FLECGIL. Sarebbero dati piuttosto allarmanti quelli emersi dalla CGIL Sicilia, un viaggio nel passato in un mondo lavorativo reazionario ed ingiusto. Su un totale di 7.265 ispezioni condotte nel 2017 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, infatti, nel settore agricolo, principale risorsa della nostra regione siciliana, sono stati individuati ben 5.222 lavoratori irregolari, di cui 3.549 in nero, per un tasso di irregolarità pari al 50%. Un numero impressionante se si pensa che il lavoro di agricoltore sulla nostra isola è fra i mestieri più svolti di sempre. Eppure questo è il dato di rapporto annuale dell'attività di vigilanza, che offre una visione chiara del caporalato all'indomani dell'entrata in vigore della legge 99-16 e del protocollo cura legalità uscita dal ghetto del 2016. Il caporalato è un sistema appunto informale di organizzazione del lavoro agricolo messo in nato da braccianti inseriti in gruppi di lavoro più o meno ampi. Nei primi del Novecento si fondava sulla capacità del caporale di reperire la manodopera a basso costo per le prestazioni agricole presso i proprietari terrieri e società agricole, ma pare proprio che i tempi non siano mai cambiati. A seguito dell'attività di polizia giudiziaria sono stati individuati 387 vittime di sfruttamento in agricoltura, ammontano pertanto a 360 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, dei quali 312 revocati a seguito di regolarizzazione. Questi dati ancora allarmanti, dichiara Ivana Galli, segretaria generale FLAI CGIL nazionale, ci dicono come il contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura sia elemento fondamentale per un settore ancora fortemente aggredito da tali fenomeni. Cambiamo completamente argomento, saranno gli studi televisivi di CTS ad ospitare il primo casting del contest Master Beauty, riservato ad aspiranti modelle, hairstylist, makeup artist e fashion stylist. Il casting sarà il lancio nazionale del contest e di uno speciale televisivo che andrà in onda sulle nostre reti regionali e sulla piattaforma multimediale del gruppo. Sentiamo. The Master Beauty, il contest nazionale più esclusivo e innovativo degli ultimi anni, prende il via con il primo casting che si svolgerà a Palermo il 25 febbraio presso gli studi televisivi dell'emittente CTS. Gli aspiranti modelle, i make-up artist, gli hairstylist e gli stilisti di abiti e accessori saranno protagonisti della prima kermesse a carattere regionale. Oltre a selezionare le concorrenti, il casting diventerà il primo format televisivo che andrà in onda sulle reti del gruppo. The Master Beauty sarà espressione della moda nei suoi vari aspetti ed attraverso i suoi interpreti, i creativi delle tendenze per capelli, trucco, abiti e accessori. Sarà una vetrina destinata alle model agency e alle aziende di prodotti per la bellezza. The Master Beauty è un contest che rende protagonisti tutti, sia le modelle sia chi opera nel mondo della moda con la sua creatività e professionalità. Lo ha detto Salvuccio Canfora, patrone del contest. Stiamo puntando ad ampliare in tutte le regioni italiane il nostro evento, creando una rete di collaboratori e di agenzie, formula esclusiva, che punta a selezionare e formare le modelle del futuro, costruendo team con gli stilisti
che metteranno a disposizione la loro creatività, la formazione e l'esperienza acquisita nei diversi settori della moda e della bellezza in Italia. Il casting è quindi già partito, aperto sia per la ricerca di aspiranti modelle che per gli acconciatori, truccatori, stilisti, scuole di moda, partner aziendali. Il programma del contest prevede lo svolgimento da febbraio a settembre in tutta Italia di casting, fasi provinciali e regionali. A fine ottobre invece è prevista la finale nazionale. Per diventare concessionari del brand o effettuare iscrizioni, basta consultare il sito ufficiale themasterbeauty.it. Passiamo adesso allo sport. Il calcio: prosegue il lavoro nel ritiro bresciano di Coccaglio per il Palermo di Bruno Tedino. Si cerca di trovare il bandolo della matassa per riaprire la corsa alla promozione diretta dal Biala. Intanto la squadra festeggia il compleanno di Norbert Balog, tornato in campo proprio contro il Perugia. Ascoltiamo le sue parole raccolte dal sito ufficiale rosanero. Molto felice perché ho giocato a Perugia. Vorrei un più di più giocare e io aspettare il mio primo gol. In questo mese per me ha aiutato la mia famiglia, la mia fidanzata, la mia procuratore, anche a Palermo la staff e anche la squadra. Grazie mille per tutti. Grazie mille al presidente Zamparini e anche mister Tedino per la fiducia. Adesso voglio ripagare in campo. Il tiro è secondo me molto importante con la squadra, perché tutti insieme una settimana ora la partita pro Vercelli è molto importante, perché noi abbiamo voglio vincere non è solo questa la partita, anche il campionato. Forza Palermo. Siamo in chiusura e vi lasciamo adesso alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo insieme uno sguardo alla tendenza per la giornata di giovedì, che vede sempre su molte regioni del centro-sud ma poi anche nord-est attiva una zona depressionaria con occasione per piogge, acquazzoni, intervallati comunque a schiarite, a paso e più asciutte. Ma attenzione anche al nord-est, tempo in peggioramento sull'Emilia-Romagna. Fiocchi a quote molto basse. Andiamo a vedere difatti la copertura nuvolosa. Guardate questa perturbazione ben attiva sul nostro paese. Quindi insomma poco sarà il sole prevalente sulle nostre regioni, ma appunto molte nubi di passaggio. E infatti la prossima grafica ci conferma l'instabilità al centro-sud, anche due isole maggiori, poi anche il nord-est, nubi in arrivo, delle piogge in pianura, ma la neve a quote molto basse, specie sull'Emilia-Romagna. Temperature difatti che al nord saranno in diminuzione. I dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo.